vede? Potevamo vincere, a mio avviso nei primi due quarti potevamo concretizzare ancora di più, mi aspettavo una pausa perché il valore dell'avversario era noto, però alla fine pensavo che la partita potevamo vincere. Tutto sommato eravamo arrivati a giocarci il possesso finale e abbiamo sbagliato, capita. Peccato, un vero peccato, perché questa sarebbe stata una partita che ci lanciava, secondo me, nella parte alta, ma comunque staccavamo tutte le squadre dietro, sarebbe stato un peccato. Continuiamo a lottare. Ecco Franco, sull'ultimo possesso la tua scelta nello schema durante il time out era proprio Johnson? Noi avevamo più possibilità, ce le diamo tutte le possibilità, dobbiamo leggere le situazioni in campo, perché non è detto che poi l'uscita di Guarino potesse essere più semplice. Per me quello era un tiro semplice, giustamente Ryan ha passato la palla, perché quando facciamo quel taglio lì e il difensore non c'è perché è passato completamente dietro, era giusto tirare. Probabilmente l'errore dell'attaccante è stato quello di andare addosso alla difesa, avrebbe potuto fermarsi e tirare subito. Se il tiro è buono e pulito e aperto, lo facciamo. Non è detto che in 7 secondi riesci a creare un tiro migliore di quello, non lo sai, ci puoi provare ma non lo sai. Quindi quella era la prima alternativa e venuta fuori. Poi ne avevamo altre due all'interno della rimessa stessa. Per cui mi soddisfa il fatto che l'abbiamo detta. Era un tiro aperto, non c'è nulla da dire. Era da solo, il giocatore stesso ha cercato il contatto, ma non serviva, poteva tirare. Quello, per me è più quello l'errore che sbagliare un tiro, perché sbagliare un tiro è possibile. Poteva essere un tiro completamente libero perché la difesa non c'era. Penso che avete avuto la stessa concezione. Sì, 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 no, ho fatto bene a dargli la palla. Fatto bene. Era giusto dargliela. Sì, sì. Doveva solo tirare da solo, non doveva fare altro. Poi magari rimanevano, dimmi, 2 secondi, perché il tempo che la palla arriva è passato 1 secondo, il tempo che tiri ne passano altri 2, devono fare un canestro con 4 secondi. Un time out non ne hanno più, non è facile, obiettivamente non è facile. Ecco, in generale avevate appunto la gara in mano, soprattutto nel primo tempo. In quel terzo quarto cos'è che è cambiato, cos'è che è girato nel verso sbagliato? Ho sofferto molto in attacco, lo dicevo adesso a Martellossi, io metterei la firma di giocare con Brescia e rimanere a giocarmi la partita e domani 70 punti, perché comunque tenere un potenziale così offensivo per quello che è questa squadra, tenerla a 74 alla fine, a mio avviso per noi è buono, dobbiamo essere bravi noi sul nostro campo a fare di più e potevamo farlo secondo me. Abbiamo fatto davvero tante sciocchezze per non vincere questa partita, soprattutto negli ultimi 5 minuti. Sul meno 2, 66-68 ne abbiamo fatte di grosso. 5 minuti senza canestro. Quello è stato il momento dove dovevamo tornare avanti. E lì abbiamo fatto parecchie cose. Ovviamente c'hai anche un avversario dall'altra parte che è di buon livello, fisicamente anche forte, che può creare dei problemi, però sicuramente noi potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo sbagliato cose banali, tiri da sotto, abbiamo sbagliato cose banalissime. Qualche fallo in attacco, la palla persa, sul più uno abbiamo avuto il possesso e abbiamo perso la palla. Poi calcio di rigore dentro l'area, uno cade per terra, classico calcio di rigore, intanto l'hanno, non ce l'hanno fatto. C'era stato uno sgambetto su Guarino, non l'hanno fischiato. Per quanto riguarda Franco, la gestione di Kyle Johnson, aveva cominciato bene, tu l'hai mandato in quintetto base, non può giocare più di 25-26 minuti? A mio avviso no, prima per una questione fisica di allenamento proprio, perché non ha l'allenamento di squadra, ha fatto poco da solo, il fatto di stare in campo tempi lunghi scende man mano il suo livello sia d'attenzione che fisico. Soprattutto poi quello che manca sono determinati sincronismi, a volte in difesa, a volte in attacco, perché magari è arrivato da poco, anzi devo dire che lui in pochissimi giorni ha fatto di tutto, nel senso è stato bravissimo perché si è messo a passo con la squadra e è attento in campo, però è chiaro che poi quando si stacca qualche errore di più lo fa. Peccato perché ha avuto due opportunità grandi, una è stata da 3 punti che gli servono, e anche quello molto importante come momento, dove la difesa l'aveva lasciata completamente libera, e poi l'ultimo obiettivamente, però va bene così, l'importante è prendersi responsabilità, poi si può pagare.
prossimo con Mosley. È molto probabile, però finché non abbiamo carte ufficiali e responsi medici ufficiali io non posso dire nulla, quindi sarà la società a passarvi il notizie ufficiali. Pensiamo di sì, però aspettiamo l'ufficialità da parte della società. Al di là di quello che accade, insomma, le indicazioni che arrivano dagli allenamenti con i giocatori dell'aggregato sono buone. Sì, si sta pian piano lavorando anche con la squadra e ogni giorno sempre qualcosa in più. E obiettivamente anche nella mente si vede la differenza, quindi, comunque è un giocatore atletico, quindi ci dà quel pizzico di atletismo di cui abbiamo necessità, soprattutto quando giochiamo con questo tipo di avversari. Oggi sarebbe stato sicuramente utile. Franco, dopo la parentesi felice nel derby contro Veroli, tornate a perdere qui in casa, sono 3 sconfitte, siamo quasi ad un terzo della regular season. Questa sconfitta oggi con Brescia, che tipo di colpo è in ottica risalita verso le posizioni playoff? Allora, intanto le partite in casa le abbiamo perse con Barcellona, Trento e Brescia. E tutto sommato sono 3 squadre che vincono abbastanza. Quindi potremmo essere nella media. A mio avviso l'importante è che sul nostro campo non perdiamo con quelle di media classifica. Quello diventerebbe più pericoloso. Quindi ci può stare a perdere con queste squadre per il valore tecnico. Vincere significherebbe quello che dicevo prima, cioè poter agganciare quella fascia, quella prima fascia di campionato, dietro, mettersi dietro quel gruppo di prime 5-6 squadre, ma mettersi dietro, dove oggi sono Trapani, che oggi ha vinto la prima trasferta, e Capodorlando in questo momento, se non sbaglio, sono a 12, sono subito dietro il gruppo delle prime, praticamente, che giocano tra 16, dove c'è Trento, Barcellona, se non sbaglio, e Brescia. A 14. 12 le altre, 10, quindi abbiamo... No, quindi a 12 sono andate sia Capodorlando che... Sì, hanno raggiunto Veroli. Esatto, che Trapani, le due. Trapani sì, a 12, sì. E comunque, vincere con quelle squadre significa mettersi proprio sotto questo. Quello che sta facendo Trapani, Trapani comunque riesce a, con le vittorie casalinghe, che ha fatto vittorie importanti comunque, perché quella di Brescia è una vittoria importante, e questa vittoria in trasferta riesce a stare subito sotto la prima fascia di squadra. Quindi un po' quello deve essere il cammino di una squadra come la nostra. Bene. Ok, grazie. Grazie a voi.